Come immagino saprete, Tesla è la casa automobilistica che ha dato la spinta a tutto il mercato dell'auto per muoversi verso l'elettrico. Ma purtroppo, pur essendo l'idea dell'azienda di vendere un'auto intorno ai 20.000 euro, per adesso l'auto più economica di Tesla è la Model 3 con un prezzo superiore ai 50.000 euro, con un incremento di prezzo di oltre 6.000 euro dall'inizio dell'anno. Chiaramente non è il massimo per il consumatore di tutti i giorni che non può permettersi un'auto da un prezzo del genere. Pertanto oggi voglio andare a vedere il perché Tesla ha alzato così tanto i propri prezzi invece che abbassarli. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio andare a vedere il perché Tesla ha deciso di alzare così tanto i propri prezzi. Ma prima di cominciare, come al solito, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanellina degli avvisi per non perdere nessuno dei prossimi video in uscita. Grazie mille. Vi avviso già che questo sarà un video un po' più tecnico, pertanto partiamo subito. Una cosa molto importante da capire è che Tesla non ha alzato i prezzi solamente in Italia e in Europa, ma ha alzato i prezzi su tutto il mondo. Ma parto subito col dire che secondo me questi aumenti di prezzo andranno ad essere completamente annullati verso la fine dell'anno. Chiaramente se non succede qualcos'altro di catastrofico. Ma lasciate che vi spieghi il mio ragionamento. Attualmente Tesla ha in attività solamente due fabbriche che in totale lo scorso anno sono state in grado di produrre 936.000 veicoli circa. Questo significa che tutte le auto Tesla che vediamo per strada provengono dalla Giga Shanghai in Cina o dalla California, ma questo sta per cambiare velocemente, dato che pronte alla produzione abbiamo già altre due Gigafactories, una in Texas e una molto più vicina, ovvero la Giga Berlin, che si trova a Grunheide, però vabbè, Giga Berlin. Queste due nuove Gigafactory permetteranno a Tesla di raddoppiare la produzione dei veicoli una volta scalata appunto la produzione e a quel punto di ridurre sostanzialmente i prezzi. Ma andiamo con ordine. Tesla, come tante altre aziende nel settore e non, è stata soggetta negli ultimi tempi ad alcuni incrementi importanti delle materie prime ed in primis del nickel. Il nickel è un metallo che permette di creare delle batterie con una densità energetica decisamente maggiore rispetto alle batterie LFP o litio ferro fosfato. Ma il prezzo di quest'ultimo negli scorsi mesi è letteralmente schizzato alle stelle, facendo un più 64% in soli 6 mesi e un più 93% nell'anno. Visto che una buona parte del nickel classe 1, ovvero quello più puro che viene utilizzato nelle batterie, proviene proprio dalla Russia. Ma anche con i prezzi così alti del nickel non penso sia questo il problema, dato che la maggior parte delle auto Tesla monta delle batterie LFP, pertanto deve essere qualcos'altro che fa alzare i prezzi, ovvero l'inflazione, che è una piaga che sta colpendo davvero tutto il mondo. E questa è dovuta sia alle conseguenze della pandemia, ma anche dagli ultimi avvenimenti, sempre con la Russia, che fanno alzare i prezzi di qualsiasi cosa e le aziende, per difendersi da quest'ultima, sono costrette a rivedere i prezzi al rialzo per compensare agli aumenti che colpiscono loro in primis. Facendo così, loro cercano di mantenere sempre lo stesso margine di guadagno, perché alla fine dei conti le aziende basano tutto sui soldi e sui loro azionisti. Se gli azionisti vedono che l'azienda ha fatturato meno, ha guadagnato meno in generale, a loro non interessa il perché, vogliono solamente vedere le azioni andare su. Questi due fattori, ovvero il nickel e l'inflazione, sono sicuramente da tenere in conto per l'aumento dei prezzi in generale, ma non sono l'unica cosa e a mio parere si torna sempre e comunque alla produzione. A discapito di quello che si pensa, Tesla non ha un problema di domanda e al contrario, Tesla ha fin troppa domanda.
si sono ritrovati a gestire una crescita esponenziale che continua a salire e che ha portato Tesla a dover ritardare le consegne di diversi mesi, semplicemente per il fatto che solamente due fabbriche sono attive e riforniscono il mondo intero dei veicoli Tesla. Pertanto si applica la semplice legge della domanda e dell'offerta. In un mercato libero la quantità richiesta di un bene, domanda, è inversamente proporzionale al prezzo del bene stesso. Più alto è il prezzo, minore sarà la quantità richiesta. Dopo gli aumenti esorbitanti della benzina, Tesla, come anche altri automaker, ha visto una richiesta incredibile per i propri veicoli elettrici e fin tanto che la richiesta rimane così alta, Tesla può permettersi di alzare i prezzi di quanto vuole senza virtualmente nessun rischio per il proprio business o per la domanda futura. Questa situazione però dovrebbe stabilizzarsi nel momento in cui le due nuove fabbriche Tesla saranno al livello di produzione delle due precedenti e nel frattempo questi aumenti ridurranno la pressione sulle due Tesla Gigafactories esistenti, accelerando anche i tempi di consegna che in alcuni casi sfiorano 6 mesi e per alcuni modelli in America si arriva anche fino all'anno di tempo per la consegna, e nel frattempo con questa mossa riescono a compensare molto più velocemente al prezzo delle due nuove Gigafactories. Ed inoltre ne stanno per costruire anche una terza in Cina. Questo, a mio parere, dimostra solamente che Tesla è in un campionato a sé stante, dove gli altri non sono nemmeno in grado di giocare. E sia chiaro, mi riferisco a tutti gli automaker, anche a quelli che non fanno auto elettriche. Specificatamente, quelle elettriche è proprio fuori da ogni grafico. Ma come azienda ha già il fiato sul collo anche su quelle che producono auto a combustione interna. Sto parlando di te, Volkswagen e Toyota. E questo era semplicemente il perché secondo me Tesla ha alzato così tanto i prezzi, ma voglio sapere cosa ne pensate voi su questo argomento, quindi fatemelo sapere con un commento qua sotto e non dimenticatevi anche di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!